Ma io penso che ci fossero tutti gli ingredienti e gli elementi per far sì che Regione Liguria sostenesse questa iniziativa anche con una convenzione apposita, vista un po' l'eccezionalità dell'evento. Eccezionalità per chi parteciperà, eccezionalità perché dobbiamo anche riconoscere, laddove abbiamo una struttura che funziona, importante, dotata di sabbia e che diciamo è un po' un fiore all'occhiello, dobbiamo sostenerla e ovviamente potenziarla. Eccezionalità perché oltre il campionato italiano ci sarà questo incontro internazionale tra Italia e Francia che credo possa assolutamente incuriosire. E poi forse eccezionalità perché vedremo giocare quelli che poi potranno essere i campioni che anche saranno destinati al Brasile alle Olimpiadi. Quindi io credo che sia assolutamente un weekend da non perdere che porta Spotorno sicuramente al centro dello sport per questo weekend e che include la regione in un'avventura che abbiamo ritenuto importante sostenere nella logica che si sostengono in maniera mirata quelle manifestazioni che lo meritino, che possono fare attrattività e credo che questo sia uno sport magari in alcuni momenti non troppo considerato, ma che può davvero portare anche un po' di volano, anche turistico, anche insomma incuriosire. Quindi abbiamo deciso di esserci e di farne parte. Per una volta che c'è un impianto di questo tipo sarebbe sciocco non utilizzarlo e soprattutto non valorizzarlo con i migliori campioni e con le manifestazioni più importanti. Avere una gara internazionale, diciamo una sfida internazionale e un campionato italiano credo che sia il massimo e che Spotorno se lo meriti. Il Spotorno è stato scelto ancora una volta per la finale nazionale di Beach Volley Indoor perché il Pala Beach Village è veramente un gioiellino ed è uno dei migliori impianti indoor per il beach indoor in Italia, anzi direi forse che è il migliore. E quindi grazie anche poi alla validità degli organizzatori che già l'anno scorso hanno dimostrato di saper organizzare al meglio questa manifestazione, è stata assegnata di nuovo alla Liguria, in particolare alla città di Spotorno, questo evento che vedrà sul sabbia, in questo caso, fra le coppie migliori del beach sia maschile che femminile. Abbiamo delle belle realtà pallavolistiche beach che sapranno esaltare al meglio la manifestazione. Sono 16 coppie maschili e 16 femminili, questo è il tabellone classico, quindi si incomincia a giocare venerdì pomeriggio, venerdì e sabato eliminatorie e domenica le finali. Le finali sono previste dalle 16 di domenica in avanti, ma l'evento sarà preceduto quest'anno da un incontro internazionale ufficiale fra due coppie italiane e due coppie francesi, proprio per dare ancora maggior risalto al beach e per portare una promozione del beach indoor in Liguria.